Questa sera a Mixer, i Kennedy nella bufera, accusati di stupro sullo sfondo di Palm Beach. E ancora, 25 donne hanno ucciso il marito e ora sono libere. Polemica in America. Parla l'uomo che le ha liberate, il governatore Richard Celeste. Olocausto curdo, un servizio esclusivo, le drammatiche immagini di un esodo. Vivere in carrozzella, la forza di un uomo e di una donna che hanno il coraggio di lottare. La storia di Piero Motta e Antonietta la Terza. Al telefono con il telefinanziere latitante per Giorgio Mendella, il crack in TV. Mixer 7, Monica Bellucci, l'oscura donna del desiderio. Serena Grandi, la bomba sexy del cinema italiano al microfono di Sandra Monteleoni nell'intimità della sua casa di campagna. Gli orsi polari, i click del brivido nel circo bianco. Ma per iniziare, faccia a faccia con Giuseppe Ciarrapico, il grande mediatore dell'affare Mondadori. Sono nata a Bologna e a 17 mesi ho preso la poliomielite. Per questo motivo adesso sono in carrozzina. Ecco, questo avvenimento determinante chiaramente ha segnato la mia personalità e la mia vita. Io non ricordo quando camminavo, però a 17 mesi, so perché me lo hanno raccontato, che correvo e non volevo mai stare in casa, andavo sempre in giro. Avevo evidentemente voglia di avventura come adesso. Ecco, Pietro Motta e Antonietta la Terza, due ragazzi che avete appena visto, ci hanno chiesto di raccontare la loro storia. Noi naturalmente abbiamo accettato perché la loro vita, che non è fatta di eventi eclatanti, ma di tanti momenti quotidiani molto difficili, ma tutti importanti, secondo noi può essere un aiuto per molti. La prima vera, enorme barriera che ho dovuto superare nella mia vita è stata quella dello sguardo della gente, degli occhi degli altri che mi guardavano. Le seconde barriere della mia vita sono state quelle fisiche e architettoniche che ho incontrato dalla scuola, dalla prima elementare. Perché mi ricordo che per accedere all'aula bisognava superare 5-6 gradini. Superavo questi 5-6 gradini con mia mamma, con mia madre e i miei compagni, quelli che passavano di lì. Io li fermavo e dicevo, per favore, mi date una mano? Tiravano su le ruote, proprio a braccia, e boom, anche se erano piccoli, poi c'era anche il bidello, così. Questa grossa spinta mi aiutava a essere sollevata a braccia letteralmente e andare in classe. Comunque per me era una forma di umiliazione, insomma, notevole, facevo abbastanza fatica. Ecco, comunque di fronte... Poi durante l'adolescenza mi sono trovata davanti una barriera ancora più grande e difficile delle altre. Quella barriera psicologica che isola le donne in carrozzina da una vita amorosa e sessuale normale. E io volevo diventare madre nella mia vita, un giorno o l'altro. Però ero veramente troppo giovane quando mi è capitato. Ma nonostante tutto ho voluto tenermi questo figlio, perché per me era come una sfida, sfidare il mondo, sfidare gli altri, che ce l'avrei fatta anche a diventare madre, pur vivendo sulla carrozzina. E devo dire che questa sfida mi ha dato ragione, perché adesso ho una figlia adolescente e sono molto contenta di avere fatto questa scelta. Ecco, ma cosa... che si accende su di me e non si perde mai, splendido così come tu sei. Quante barriere assurde fanno la felicità.
confronto davanti al pubblico, per esempio nei teatri o alle osterie, trovo sempre un riscontro estremamente favorevole nei miei confronti. Mentre invece non scopro lo stesso risultato con gli addetti ai lavori, con i discografici, perché ho sempre trovato dei grossissimi tabù e pregiudizi nei miei confronti, e cioè sul fatto di produrre una cantautrice in carrozzina. Per chiudere, per Piero e Antonietta, che cosa significa la speranza? Quando ero piccola la gente mi diceva che dovevo patentare perché un giorno sarei guarita. E forse anche i miei genitori pensavano questo, perché mi hanno mandato alcune volte a Lourdes. Sono stata a Lourdes. Ma a un certo punto non ho più creduto a questa bugia. Ho capito che non sarei mai più guarita. Ma in quel preciso istante ho capito anche una cosa, che potevo essere felice anche vivendo sopra una carrozzina.